Questo video mi è stato ispirato da alcuni tweet che ho scambiato tempo fa con StuffStuff, Amicrania e BassPlayer83. Quindi, se non dovesse risultare di vostro gradimento, la colpa è solo loro. Io non c'entro nulla. Ho la coscienza pulita. Non provare ad addossare agli altri le tue colpe. Gravi onte macchiano la tua coscienza, che è ben lungi dall'essere pulita come dichiari. Tu chi saresti? Aladino, io sono la tua coscienza. Chi Ah. ti aspettavi? Caprica 6? Ciao mondo! Tanto tempo fa, quando ero ancora un giovane fanciullo, del tutto ignaro di come funzionasse il mondo, Praticamente l'altro ieri. quando avevo ancora le idee molto confuse, i miei premurosi genitori decisero di fornirmi tutti i mezzi affinché io potessi comprendere i grandi misteri del creato. L'albero della vita, educazione sessuale in animazione per bambini, distribuita in VHS come allegato a Repubblica nel 1992. In effetti nel 92 non era rimasto molto che queste videocassette potessero insegnarmi, ma i miei le avevano prese anche per mio fratello che aveva qualche anno in meno e quindi. Sì, tutte scuse. In questi video la nonna della candeggina Ace spiega ai suoi due nipoti come nascano i bambini. Quale figura migliore di un'amorevole nonnina per affrontare certi argomenti? No, ma ve l'immaginate vostra nonna a parlare di glandi e clitoridi? No, perché io con le mie ho delle difficoltà. Ci state pensando anche voi, eh? Vorreste pensare a qualcos'altro, ma non riuscite a smettere, vero? La nonna cerca di scantonare l'argomento, prendendola molto larga, e inizia a spiegare cosa sia un albero genealogico e che per fare un bambino servono una mamma e un papà. Fecondazione eterologa? All'epoca non si sapeva cosa fosse. A questo punto passa a spiegare che in natura ci sono due sessi, che tutti quanti ne hanno uno, che la mattina quando ci si lava bisogna rimboccarsi per bene il prepuzio, che se non ci riesci ti circoncidono, e che non c'è nulla di male nell'alzamandiera mattutino. Anzi. Ve l'immaginate vostra nonna a parlare di erezioni? Segue una soggettiva delle tube di Fallopio e la bambina è confusa e infelice. Inizia la metafora del fiore. E quando viene nominato il clitoride, compare un delfino curioso. Ora anche io sono confuso e infelice. Nonnina prepara la nipote a quello che l'attenderà in futuro. E recita una filastrocca sul significato di essere donna oggi. Nel frattempo, un'ovaia attraversa le stagioni, parte per lo spazio e sputa fuori un ovulo. Grucio Marx è uno spermatozoo. Gli ovuli non sanno nuotare, mentre invece gli spermatozoi camminano sulle acque, anche se sprovvisti di gambe. Nello spazio ci sono due sim che contengono i cromosomi. La nonna trasporta dei mattoni su un tappeto volante e il mondo è suo. I cromosomi stanno nello spazio perché in realtà sono delle astronavi dalla forma ben più strana dei TIE Ehi, i TIE Fighter sono delle ottime astronavi! Fighter. Segue una soggettiva di un corridoio a gravità zero. Gli spermatozoi fanno trekking nell'utero. In una scena che sicuramente persisterà nella memoria, vediamo un ragazzo in bicicletta attraversare un quadro surrealista. Due cani si accoppiano per strada. La nonna è in imbarazzo e tira in ballo la cicogna. La censura raggiunge il ridicolo, lo sorpassa e lo doppia. Questo video invece non ha ancora fatto ridere nessuno. La nonna cerca di nascondere il proprio imbarazzo dietro una maschera ancora più imbarazzante. I complessi di Edipo e di Elettra non vanno bene. Animali di specie differenti provano ad accoppiarsi tra di loro, con esiti disastrosi. Eppure quel Puzzles era filato tutto liscio. Non capisco proprio cosa sia andato storto. L'uomo delle caverne randellava la donna delle caverne per appagare i propri istinti. L'uomo moderno diventa
movimento un cavallo bianco. Segue una soggettiva degli spermatozoi che risalgono la corrente. Gli spermatozoi danno il verde rame all'ovulo. L'ovulo si buca, uno spermatozoo entra e combina il patatrac. Bravo! Ve la immaginate vostra nonna a parlare della fecondazione dell'ovulo? Segue una soggettiva della mitosi dell'embrione mentre raggiunge l'utero. La nonna spiega alla nipote che dovrà aspettare ancora un po' prima che le crescano le tette. Ve le immaginate vostra nonna a parlare di pubertà? Un alchimista cerca la pietra filosofale. Gli spermatozoi corteggiano gli ovuli. Cappuccetto Rosso incontra il lupo cattivo nel bosco e Red Bull ti mette le ali. Tutto questo non ha alcun senso e mamma e papà litigano di brutto. Papà se ne va di casa e poi ci sarà il divorzio e i figli sono infelici e confusi. La nonna addobba all'interno dell'utero e ricorda alla nipote quello che l'attenderà sino alla menopausa. Ve l'immaginate vostra nonna a parlare del ciclo? Il bambino non ha capito niente e chiede se anche a lui toccherà questa sorte. Sì, con due pugni nei reni. No, a lui toccherà un destino ben peggiore. I brufoli. Seguiti da repentini cambi vocali, il risveglio dei bulbi piriferi e metamorfosi di vario genere. Qualcuno gioca al flipper delle zone erogene per scoprire le proprie parti intime più sensibili e... Ve l'immaginate vostra nonna che vi spiega l'onanismo? La nonna giura che il nonno è stato il suo unico uomo. Credici. Non come quella ragazza di facili costumi di sua figlia. Un alieno va da Raperonzolo, si rintana con lei in un motel e se la... Ah, ecco da dove deriva il termine trom... Ve la immaginate vostra nonna a descrivervi un rapporto sessuale completo dai preliminari alla sigaretta? Raperonzolo scambia la pillola con un acido e ha delle allucinazioni. Segue la soggettiva di un'eiaculazione. Gli spermatozoi sono dei parà. E torna il delfino curioso. Ve l'immaginate vostra nonna a descrivervi un orgasmo? E poi qualche coccola. Quando il principe scopre che Raperonzolo non ha preso la pillola, carica armi e bagagli e si dà alla macchia. Imparata la lezione, d'ora in poi userà sempre il preservativo per le sue avventure. Se prendi la pillola, l'ovulo perde l'autobus. Se metti il diaframma, gli spermatozoi si spiaccicano come dei moscerini sul parabrezza. La spirale è un'arma usata dai ninja. Ve l'immaginate vostra nonna che parla di metodi di contraccezione? Questo è tutto quello che so sul sesso. Quello che ho imparato lo devo a queste videocassette. Ah, ecco. Va bene, ho scherzato e ho preso in giro questo cartone, ma alla fine non era fatto così male. E magari è anche servito a qualcuno per imparare davvero qualcosa. Certo, l'argomento non è tra i più facili da spiegare a un bambino. Non perché il bambino non capisca, ma perché l'adulto non sa spiegare. Anche i più grandi luminari del campo si sono spesso trovati in difficoltà e hanno dovuto superare dei momenti difficili. Ma almeno una volta si faceva educazione sessuale ai bambini. Adesso si fa educazione affettiva sessuale. Affettiva? No, lasciate perdere per una volta gli affetti e i sentimenti. Ci sono la letteratura, la poesia, l'arte, la musica per insegnare ai bambini i sentimenti. Ad Amsterdam, al NEMO, il Museo della Scienza e della Tecnica, c'è un'intera sezione dedicata all'educazione sessuale, comprendente manichini da disegno nelle varie posizioni del Kama Sutra e un simulatore di bacio alla francese. Giuro, ho visto coi miei occhi mamma e papà spiegare ai figli qualcosa. Parlavano in olandese, non ho idea di cosa stessero dicendo. Ma forse noi l'educazione sessuale dovremmo farla ai genitori e non ai loro figli. Senti. Cosa? Secondo me tutte queste cose non sono mica vere. La mamma mi aveva raccontato che io sono nato da solo, senza il bisogno di un papà. Sì, vabbè, ma... E quindi... Tu credi ancora ai midichlorian, dai!